Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte del mio Let's Play a Piante contro Zombie. Nella scorsa parte abbiamo fatto la sopravvivenza notte e in questa parte faremo la sopravvivenza piscina, perché viene subito dopo la sopravvivenza notte. E per questa parte avevo chiesto quale pianta voleste che io comprassi e ha decisamente vinto. Dov'è questa parte? Sì, il rovo di pietra. Compriamo il rovo di pietra. Allora, quindi per formare una strategia basata sul rovo di pietra serve intanto, vabbè, foglia di ninfea. E la coda di gatto ci sarà comunque, anche se sarà basata sul rovo di pietra. Poi rovo di pietra, girasole e girasoli gemelli. Poi, quale pianta posso prendere? La schiaccia zombie per iniziare? Boh, sì, e poi la sparabrina. E va bene così per il momento, sì. Poi dovrò mettere anche le barriere di noci, però per il momento preferisco fare così. E finalmente abbiamo di nuovo i girasoli, che sollievo per la vita. Perché con i buon porcini veramente non mi piace. Non mi piace accumulare soli con i buon porcini. Vabbè, se li mettessimo. No, vabbè, di giorno non ha senso in questo gioco perché purtroppo di giorno bisognerebbe usare anche il chicco di caffè, costerebbe 100 ogni buon porcino. Però per esempio per una sfida, che ne so, utilizza soli buon porcini nei livelli di giorno per produrre soli, sarebbe possibile farlo e sarebbe molto più veloce a creare soli perché è così, funziona così questo gioco. Ok. Nel senso perché ci sono anche i soli che cadono dal cielo e quindi si noterebbe meno la mancanza del buon porcino. La lentezza che mancanza. Ok, adesso vorrei mettere la prima coda di gatto. Non appena raggiungerò il numero di soli necessari. Spero. Comunque, mi sono scordato di farvi gli auguri per la scuola, perché è ricominciata la scuola. E vabbè, con quasi una settimana di ritardo, ma in bocca al lupo a tutti per questo nuovo anno scolastico, perché. Perché sì. È bello sentirsi fare l'in bocca al lupo, credo. E comunque, poi un'altra cosa che volevo annunciarvi è che siccome mi chiedete praticamente sotto ogni video più persone di essere salutati e finora l'ho sempre sottovalutata, diciamo questa cosa, siccome appunto ci tenete e non sta a me decidere a cosa dobbiate tenere più o meno, vabbè sì, avete capito il senso. Comunque ho deciso che chi commenta di più i video durante un mese verrà salutato a fine mese da me, se questo vi può fare piacere, altrimenti no. Ma siccome siete in tanti a chiedermelo, perché no? Sarà anche divertente. Scusate per il taglio, comunque stavo dicendo niente, sarà divertente salutarvi al quello che fa più commenti, perché comunque chi fa più commenti ormai ricordo come si chiama e tutti i suoi dati fiscali, non scherzo, vabbè, però mi ricordo molte cose di quelli che commentano più spesso. E facciamo che sarà per esempio ogni 28 di ogni mese, perché a febbraio ci sono solo 28 giorni, quindi adesso che, mentre sto registrando, è il 20 e dovrei caricare anche questo video il 20, quindi chi in questi 8 giorni commenta di più verrà salutato. È chiaro il discorso, sì, non è stato troppo complicato. E comunque adesso concentriamoci su questo livello, che vabbè, siamo quasi già alla fine della prima bandiera. Abbiamo già quasi messo più rovi di pietra, ne ho messo solo uno finora, ma vabbè. Comunque, come vedete, con due code di gatto possiamo stare tranquillissimi. Metterò intanto anche una sparabrina e l'altro rovo di pietra qua. E così. E ci sono tanti zombie in acqua, ma non dobbiamo preoccuparci comunque. Perché in ogni caso sulle file di terra abbiamo i rovi di pietra e i rovi che possono gestire benissimo gli zombie. Quindi se ci sono solo le file marine che possono preoccuparci, ma le code di gatto si devono concentrare praticamente solo su quelle. Quindi è un duplice vantaggio per noi, ok? E come vedrete con questa strategia dei rovi di pietra non avremo nessun problema a completare questi livelli. Beh, se ce la faccio voglio mettere ecco un'altra sparabrina qua. Per il momento la situazione è speculare sopra e sotto, se notate. Altri zombie in arrivo, intanto ne metto una qua. Non è più speculare, ma vabbè. Pianta! Sì! E siamo nella seconda bandiera. Subito siamo arrivati qua. Non me ne sono neanche accorto come sia passata la prima bandiera. Come passa in fretta il tempo. Sono vecchio. Non sto scherzando, però vabbè.
Non ho portato, no, la sparabrina, me la sono scordata. Ho portato la calendula al posto suo, ma vabbè. Le porterò nella prossima bandiera le sparabrine. Intanto metto tante calendule, perché voglio guadagnare soldi per poter comprare poi nuove piante. Ok. Mettiamo tre file di rovi. Sì, tre file vanno più che bene. Come piante d'attacco principali utilizzerò le code di gatto e vabbè le sparabrine per rallentare perché ci sta sempre la sparabrina. La metto qua, perfetto. E intanto metto qua le barriere di noce. Calendula, perfetto. Ci siamo, troppo semplice questa volta. Sopravvivenza notte è stato un po' più complicato il primo. La prima bandiera, poi però vabbè, è stata semplicissima anche quella. Ma tutte queste prime sopravvivenze. Beh, sì, perché l'avete visto che sotto la sopravvivenza piscina ci sono altre sopravvivenze. Nel senso, sotto queste sopravvivenze che stiamo facendo ci sono altre modalità sopravvivenza, insomma. E quelle modalità sopravvivenza sono molto più complicate rispetto a queste. Questa è ancora la parte facile. E si nota, vabbè, non stiamo avendo nessun tipo di problema per niente. Ok, basta mettere il rovi. Adesso mi posso concentrare a mettere le zucche. Metterò anche le zucche e le barriere di noci, così sono resistentissime all'infinito, al quadrato. E poi metterò le code di gatto per velocizzare il compito. Va bene, metterò 4, credo, code di gatto, perché poi voglio riempire tutto di calendule e devo mettere anche due sparabrine in acqua, quindi boh, non so quante arriverò a metterne. Finalmente il robo di pietra si è ricaricato. Dove lo posiziono? Qua. Dai, ok. E qua una barriera di noce, perfetto. E zucca anche qua. Dai, uccidete questo zombie segnaletico. Ok, manca solo un girasole, dei girasoli gemelli, nel senso un paio. E abbiamo finito. Soldi, sì. Grazie, calendule. Rovo di pietra non è carico. Barriera di noce non è carica. Coda di gatto è carica, ok. Cercando si trova. Così. Questa grande orda è già più complicata perché ci sono un sacco di zombie in acqua. E devo mettere anche provvisoriamente qua. Vabbè, metto una zucca perché c'è lo zombie sommozzatore subacqueo, quello là. Dai, distruggetelo. Perfetto. Vabbè, non ha senso togliere quella foglia di ninfea. Così e così. Ok, così non devo più portare i girasoli gemelli. Ok, ed eccoci con la terza bandiera, sì. E ho portato anche il fruttastella oltre alle piante che avevo detto che avrei dovuto portare. Perché se riesco a piantarne due in acqua non sarebbe malaccio. Si suol dire, sì. Vabbè. Intanto due sparabrine anche qua. Questa sparabrina è privilegiata con la zucca. Intanto metto la zucca anche qua. Questa combinazione barriera di noce più zucca, a meno che non ci siano gli zombie giganti, è difficilissima da sconfiggere per gli zombie, perché dovrebbero fare dei danni troppo esagerati, mentre gli zombie giganti li distruggono in un colpo, purtroppo. Ma lo zombie gigante non ha limiti, soprattutto in questo gioco. Ormai sul 2 è stato un pochino, si può gestire un po' meglio perché ci sono i muri di noce cavernicoli e altre piante. Qui invece l'unica pianta in grado di resistere allo zombie gigante sono i rovi di pietra, ma resistono solo a tre colpi. Siccome per piantarli ci vuole tanto tempo, i rovi di pietra, non è il modo più agevole di agire. Mi è piaciuta questa cosa che ho detto perché c'erano tante G. E metto intanto delle barriere di noci anche qua. Sto riuscendo a fare la mia formazione finale già alla terza bandiera. È molto più veloce questo tipo di formazione. Ok, qua. E mi piace anche perché si guadagnano tanti soldi. Così, perfetto. Il rovo di pietra no, ancora non è carico. Ok. Calendula anche
qua. Soldi, soldi. Il momento perfetto per guadagnare soldi. Uffa, ma voglio piante per il giardino zen, datemele. Non capisco sinceramente perché non me le diano. Di solito le danno, appunto. Invece in questo let's play non ho avuto fortuna. Vabbè, al massimo si possono comprare al limite, anzi non al massimo. Si possono comprare al negozio dei gingilli di Devil Pazzo, però nelle altre mie partite non ho forse mai comprato una pianta perché me ne capitavano a bizzeffe. Ma probabilmente nella sopravvivenza infinita è il punto in cui capitano più spesso. Il momento del gioco in cui capitano più spesso. Ok. Purtroppo sono spuntate degli zombie. È spuntato uno zombie segnaletico davanti a questi. Va bene. È stato subito debellato con lo zombie segnaletico. Sentite, ci stanno mangiando tutto. È un rumore fastidiosissimo. Sì, perché finalmente questo let's play lo sto registrando con delle cuffie. Comunque, scusate ancora per l'audio, vero? Non ho fatto ancora le mie scuse ufficiali per l'audio. Perché l'audio è un po' più brutto del solito. Dai, perché non li stanno attaccando questi zombie in acqua? Non lo so, li trapassano, sembra. Anzi, li oltrepassano. E qui, beh, un rovo di pietra. Che ho pensato una cosa pazza completamente, nel senso di sostituire le sparabrine con con dei cocomeri invernali. Non ce la farò quasi sicuramente a sostituirli tutti, però non si sa mai. Perché ho visto che ci sono gli zombie con porta in questo round e mi sono spaventato. Poi ci sono anche gli zombie regbisti e quindi il danno della sparabrina non è per niente sufficiente contro gli zombie regbisti. E intanto stiamo accumulando soldi. Credo che ce la faremo a ricompensare il costo del robo di pietra quasi sicuramente. Vabbè, quasi sicuramente no, però c'è un po' di probabilità che succeda. Ok. Così. Aiuto, 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 non ce la faccio a prendere tutti i soldi. Che bello. Ok. Poi devo mettere la zucca qua, devo mettere il rovo di pietra qua. Devo mettere delle zucche anche nelle calendole più vicine. Che qua, qua, qua. Il cocomero invernale. Sì, comunque ho considerato che anche in inglese il cocomero invernale si chiama cocomero invernale, non si chiama coccopulta invernale. Ma non ha senso perché succede questo. Comunque, come vedete, guardate con quanta facilità sconfiggiamo gli zombie regbisti. Bellissimo. Mi piace un sacco questa formazione, se non si fosse capito che faccio così e così. Perfetto. Dai, ancora non posso fare un altro cocomero invernale, però sì, ce la dovrei fare a farli tutti. Perché ho molti soli, i girasoli gemelli stanno funzionando benissimo. E visto che tutte le piante che devo piantare non hanno un costo troppo elevato, esclusa la cocopulta invernale, il cocomero invernale. Ok. Comunque alla fine di questo livello comprerò una pianta per la prossima bandiera. Perché così veramente non ce la faccio. Anzi, di nuovo ritorniamo con gli indovinelli. Indovinate quale pianta voglio comprare. È facilissimo, però voi ditelo nei commenti secondo voi quale pianta ho intenzione di comprare per facilitarmi il compito, più o meno. Ok, no, stanno distruggendo un'altra barriera di noce. Perché ho sentito il rumore di una pianta ingoiata? Ok, la zucca hanno mangiato, va bene. Dai, distruggeteli. Beh, intanto faccio così. Così, così. Dai, 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 dai. Eccoci qua. Che aveva detto che avrei comprato il calamifungo dorato, aveva ragione. Comprate il calamifungo dorato perché guardate che fa. Intanto non ha bisogno del chicco di caffè, poi attira verso di sé tutte le monete. E poi purtroppo, siccome questo livello è basato sul rovo di pietra, ho dovuto portare il rovo di pietra al posto del cocomero invernale.
perché così completo la formazione di rovi di pietra. Cioè, questo livello intendo questa sopravvivenza dedicata a questo. Vedete comunque che il calamifungo dorato è molto utile. Qui dobbiamo fare così, intanto proteggo il calamifungo dorato. Ed è un modo utilissimo questo per accumulare soldi. Comunque è strano che abbiano messo una pianta di proposito per accumulare soldi, cioè per non avere la fatica, diciamo così, di prendere i soldi. E comunque ce l'abbiamo fatta tranquillamente in questa sopravvivenza, dobbiamo solo aspettare che gli zombie vadano giù. E mi sembra che abbia effetto per tutto il campo il calamifungo dorato. Ok, dai zombie regbisti, andate via. Comunque nella fila d'acqua preferisco mettere l'unica cocopulta. Ok, gli zombiller non hanno speranza di successo. E cos'altro posso fare? Niente, posso mettere la zucca. Questa barriera di noce. Gli zombie atleti si schiantano, ma i zombie atleti riescono addirittura a sorpassare tre rovi di pietra, forse solo perché sono veloci, ma non mi aspettavo che ce la facessero. Vabbè, per il finale faccio anche così. Tolgo qualche girasole gemello perché ho guardato 3150 soli. Seriamente, non servono tutti questi soli. Orda finale! Per fortuna ci sono zombie solo dove ho messo le zucche. Scusate se sentite il rumore di sottofondo. Ho scordato di mettere il cellulare nella modalità silenziosa. Col silenziatore come i fucili. Perfetto. Completata questa sopravvivenza. Piscina è stata facilissima. Che bello, abbiamo anche comprato due piante. Mano a mano le compriamo tutte. Come avete visto abbiamo sbloccato la sopravvivenza giorno difficile, questo diff sta per difficile, ma nella prossima parte faremo la sopravvivenza nebbia, quindi ancora mancano un po' di parti per la sopravvivenza giorno difficile appunto. E quindi ci vediamo nella prossima parte di piante contro zombie, in cui faremo la sopravvivenza nebbia. La domanda per la parte è: quale pianta preferite che io compri, il clone o la sparapannocchie? Mi raccomando, ditemelo nei commenti e mettete mi piace, commentate. Iscrivetevi, commentate, l'ho già detto tutte le cose. Sì, scusate, sono distratto per sempre io e basta, spero che vi piaccia.